Questa è Sky TG24. Comunicazione delle aziende. Un tema di cui parliamo spesso è proprio come fanno le aziende italiane a avere visibilità grazie alla rete. E qui ci sono mille spunti ogni volta. Di copertura, anche qui vi ho portato questo video che è uno spot che su viralvideochart.com, che è un sito che vi segnalo sempre per trovare i video più virali, in questo momento è molto visto. Ovviamente uno spot di Federer, il grande tennista in finale a Wimbledon. Ve lo faccio vedere un attimo e poi ci ragioniamo sopra. Hello? Over here. Ecco, spot molto simpatico. Qual è il tema? Come al solito, le aziende costruiscono di fatto dei progetti video, che sia uno spot come questo, iniziative anche meno commerciali, meno ufficiali, cercano questi prodotti virali, il cosiddetto video virale, che possa poi girare in rete, essere molto visto e quindi dare visibilità all'azienda. Da questo punto di vista, in direzione Expo 2015, che possibilità vedi anche proprio per comunicare, avere una propria visibilità per le aziende italiane? C'è qualche cosa in pista, qualche idea, qualche spunto? Sicuramente un rilancio dei nuovi strumenti di comunicazione, quindi oltre ai media, alleanze, noi abbiamo visto qualche giorno fa un incontro tra media del Mediterraneo, Al Jazeera, giornali del Mediterraneo, giornali italiani, televisioni. Naturalmente oltre a questa grande osmosi tra i media bisogna creare anche dei canali di comunicazione attraverso la rete, proprio per attivare dei meccanismi di promozione mirata, quindi per settori, per aziende, e internet sarà naturalmente lo strumento numero uno, e da qui l'esigenza di prima di dare spazio ai giovani, alla creatività e al dinamismo, proprio per avere il massimo di innovazione in un scenario, in una visione di 2015. Certo, sono tanti anni, e su questo l'altro dubbio che mi viene a ruota è: ok, le aziende, va bene, possono avere un ruolo, un'opportunità. Ci sono molti investimenti, poi però ci sono i cittadini. Io abito a Milano, quindi abitiamo a Milano, sappiamo bene insomma quanto poi la città sia fatta da chi la vive e dal coinvolgimento, dall'entusiasmo che ci può essere. Allora mi chiedevo che tipo di coinvolgimento ci può essere della cittadinanza, sapendo che oggi proprio grazie alla rete ci sono utenti molto attivi. In questo lancio un altro spunto così visivo. Ho visto questo sistema nuovo che si chiama Scoutel. Ringrazio Luca Conti che su Pandemia l'ha segnalato. È in sostanza un sistema per entrare in contatto, conoscersi online, e poi c'è sempre collegata la parte offline. Scoutel.com. Vale la pena di darci un'occhiata. Quindi su questo, ecco, aziende, però sulle persone, questo Expo 2015 poi dove ci porterà secondo te? Beh, c'è un obiettivo molto ambizioso verso il 2015, che sarà anche il numero di visitatori, quindi aumentare l'attrattività del nostro paese per arrivare a visitatori, a 29 milioni di visitatori. Quindi questo obiettivo determina anche un impegno nell'utilizzo delle tecnologie di media molto animato e molto acceso. Quindi si tratta naturalmente di ideare anche quegli strumenti legati al turismo, strumenti che permettano, faccio un esempio di una... di uno strumento che abbiamo realizzato come Camera di Commercio con il touring, la realizzazione di prodotti, di guide online personalizzate in base agli interessi, quindi qualcosa che avvicini l'opinione pubblica e il mondo anche alla conoscenza dei territori, inserendo le preferenze si scaricano le proprie guide personalizzate. Questo naturalmente crea una vicinanza. Dall'altra parte sicuramente animare con luoghi di incontro, di scambio, di dialogo, dove lanciare anche le proprie idee. E come Camera di Commercio si potrà
potranno lanciare naturalmente degli spot, si potranno lanciare attraverso la televisione impresa live della Camera di Milano, si potrà immaginare qualsiasi tipo di iniziative per coinvolgere. E su questo ti lancio uno spunto allora al volo. C'è questo thread molto divertente, molto curioso, però appunto molto coinvolgente anche, che è quello dei flash mob. In realtà c'è da diversi anni, ultimamente si è parlato in particolare di questo fenomeno del cosiddetto Frozen, e quindi del fatto che il flash mob, per chi non lo sapesse, è un momento in cui ci si trova organizzati via rete o via cellulare, ci si trova in un unico posto e si fa qualcosa in quel determinato momento. Il Frozen è un momento in cui tutti si fermano, c'è stato anche a Roma, c'è stato a Milano proprio in piazzale Cadorna, e quindi è un tipo di iniziativa così curioso. Poi c'è altre tipologie, le cuscinate in piazza Duomo e cose. Questo in realtà è realizzato, secondo me è uno spottone di questa società di questo fast food, però insomma il concetto è sempre lo stesso, per cui iniziative poi anche fisiche che coinvolgano, mi immagino Claudia, le persone dall'online, e poi noi cittadini milanesi o italiani ci possiamo attivare, potrebbe essere uno spunto interessante. Cosa io dici? Spingerei al dinamismo sfrenato, quindi non a rimanere fermi, ma piuttosto a lanciare idee, proposte creative, innovative, sicuramente. Va benissimo. Allora, abbiamo parlato insomma di temi, le droghe online, la bufala dei file MP3, l'Expo 2015, tema molto interessante, perché per l'Italia effettivamente può essere un momento di risorse. Noi diciamo sempre, servono, ci sono tante persone che vogliono fare, tante nuove start-up, nuove iniziative che vogliono partire, manca il momento, manca l'occasione, forse l'Expo 2015 però può essere proprio questa occasione. Video pazzeschi per concludere. Allora, il video che vi propongo oggi è un video curioso, c'è da un po' di tempo in giro, non ve l'avevo mai fatto vedere ed è una di quelle idee molto carine di rifare il famoso film Shining con Jack Nicholson in un modo che sembra una commedia, quindi come cambiando la musica e il contesto di questo trailer cambia la percezione del film. Ve lo faccio sentire. There's no way to make it economically feasible. Here's to 5 miserable months. But now, sometimes what we need the most is just around the corner. Ecco, da giusto una curiosità, chiudiamo qui. Io volevo ringraziare Claudia Bugno per essere stata qui con noi, delegata all'Expo 2015. Staremo a vedere, speriamo, insomma, in bocca al lupo per tutto. Grazie. Vi ricordo come sempre email e blog, reporterdiffuso@skytv.it, mandatemi qui i vostri video, le vostre segnalazioni, poi l'indirizzo della mia casetta online dove vado tra pochissimo, skytg24.blogs.com. Grazie ancora a tutti e come sempre ci vediamo sabato prossimo, grazie ancora, arrivederci. Questa è Sky TG24.